Ciao ragazzi, Jack vi dà il benvenuto in questo primo gameplay di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, che sarebbe l'ultimo capitolo rilasciato a tutt'oggi relativo a questo gioco. Oggi vi propongo un breve video su questo gioco, che tra l'altro verrà reindirizzato in 1080p, perché ci tengo molto di più a questo gioco, in quanto è uno dei miei preferiti, dato che seguo anche le puntate in televisione, sul canale 35 del Digitale Terrestre, dalle 8 di sera in poi. Inoltre, dato che il video di Saint Rod è andato a puttane, visto che ho combinato un casino sul PC, quindi sono stato costretto a rifarlo e ora sono tornato a metà video, proprio come l'ultima volta che ci ho lavorato su, prima che il progetto si rovinasse. Ragazzi, ho poco tempo a disposizione, quindi partiamo subito. Premessa. Sono quasi 5 mesi che non ci gioco più e ho perso la mano e sono tornato un nabbo. Inoltre, questo gioco ha un sacco di comandi, infatti, uso un joystick per PC. Basta, ora iniziamo. Ho scelto la modalità duello e vi propongo un classico. Naruto contro Sasuke. Per la precisione, Naruto ha 16 anni, con tecnica speciale, la teriosfera, ovvero, utilizzando il cerco terio rinchiuso nel corpo di Naruto, cioè, la volpe a 9 code, dove Naruto, con l'aiuto di Killer B, cioè la forza portante dell'ottacoda, ha imparato a dominare e a controllare l'estrema forza che possiede la volpe. Come supporto, per Naruto, ho scelto Killer B, in attacco, e il maestro dell'arte del legno, cioè Yamato, in difesa. Per Sasuke, ho optato per Sasuke a 16 anni, nelle vesti di un membro dell'organizzazione Alba, e con tecnica speciale, il Mille Falchi, insegnatogli all'età di 14 anni, dal maestro Kakashi, dove successivamente, Sasuke, l'ha potenziato, per conto proprio, con l'aiuto di Orochimaru. Come supporto, abbiamo Tobi, in attacco, che voleva impossessarsi della volpe, e Orochimaru, in equilibrio, ninja leggendario, che ha tradito il villaggio della foglia, da molti anni or sono. Attacchiamo subito, come piace a me. Vi avviso, sono un fanatico della tecnica della sostituzione, dell'attacco diretto e delle tecniche con il chakra. Sasuke sembra dormire, ma mi prende alla sprovvista e cambia subito strategia, con un attacco schietto e aggressivo, come al solito. Chiamiamo il primo supporto, niente, Sasuke mi ha lanciato in aria e mi attacca indisturbato, molto astuto e rapido nei ragionamenti. Prima sostituzione, e Rasengan e riesco a beccarlo. Arretriamo per ragioni di sicurezza. E sorprendiamolo con una spinta di chakra, schivato, nel frattempo lo colpisco con un Rasengan, ricarichiamo il chakra che velocità proprio sul più bello, si è sostituito, tento un altro Rasengan alle spalle e centro il bersaglio, sono già a corto di sostituzioni. Recupero chakra, lui chiama Tobi nel frattempo, lo sorprendo con una spinta di chakra e schivo l'attacco di Tobi, tento la Rasengan ma riesce a schivarlo, ritento la Rasengan ma Sasuke mi attacca, quindi mi sostituisco e gli lancio una copia, ma la schiva, chiamiamo entrambi i supporti perché sono a corto di chakra. Killer lo ha colpito, bene Yamato anche, approfittiamone. Ecco che riparte e guardate cosa sta combinando, per fortuna mi è rimasta un'ultima sostituzione e lo colpisco con un Rasengan, non mi dà il tempo di generarne uno più grande che subito comincia a reagire, spinta di chakra e carta bomba in faccia, bene. Ha perso molto chakra, chiamo i miei maestri, ho bisogno di chakra, Killer fallisce per via della sostituzione di Sasuke, ma Yamato lo sorprende dal basso con l'arte del legno, andiamo no way, la schivata e i supporti non sono pronti e mi mancano anche le sostituzioni. Ne uso una. E un'altra ancora. No no no, di nuovo non mi dà tregua e mi attacca con colpi consecutivi. Ecco i supporti, li uso subito, bene, ho guadagnato tempo, intanto il chakra è sufficiente per sferrare un attacco finale. Ho la bavola spacca. Sì, 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 godetevi la scena. People are counting on me for all sorts of things, so I won't mess up.
about that. I've got the ultimate partner on my side. Bene ragazzi, abbiamo vinto, ma non me ne vanto tanto, visto che la difficoltà è impostata su facile. Spero di trovare del tempo per montare il film di Saint Rod, ma soprattutto, di continuare a farvi degli altri video su Naruto, e quando riprenderò la mano, aumenteremo la difficoltà e la partita sarà più animata. Questa è stata una fase di riscaldamento, non pensavo di essere peggiorato in questo modo, sono un abbetto. Ok, penso che sia tutto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco e cosa vi aspettate dal film che sto creando. Un saluto da Jack e alla prossima.